Sindaco, finalmente siete arrivati ad un accordo per la piscina. Sì, un accordo che è un momento di rilancio, di riavvio in realtà, perché è solamente un accordo, come sapete, avete sicuramente già seguito le questioni sui giornali, sui social, eccetera. È un accordo transattivo tra il Comune e la Servizi Sportivi, che effettivamente dà una nuova visione, un nuovo momento di appunto rifunzionalità della piscina. Speriamo che adesso il gruppo, il Consiglio di Amministrazione, che ringrazio con tutte le società sportive, i nostri dirigenti per tutto il lavoro fatto, che siano in grado e capaci di riavviare la piscina estiva. Questo è un po' il primo obiettivo, e poi il ripristino anche di quella invernale. La Servizi Sportivi si occuperà ancora della gestione fino alla fine dell'anno? La Servizi Sportivi manterrà la gestione sino alla fine dell'anno, proprio nelle more della costruzione di una nuova gara di appalto che avverrà in questo periodo, e poi naturalmente ci auspichiamo troverà un contraente, qualcuno che sia interessato a tutto l'impianto con tutte le sue funzionalità di nuovo ripristinate. È stato importante il dialogo in tutta questa vicenda? È stato fondamentale, lunghissimo, complicato, mediato, come normale una transazione complessa, in un contesto complesso che naturalmente prendeva forza dal fatto che il nostro primo obiettivo era di non chiudere gli impianti, perché sono un servizio pubblico quegli impianti, pensate ai ragazzi e ai loro campionati, piuttosto che le persone che fanno regolarmente sport, chiuderli come sarebbe avvenuto certamente con una contrapposizione possibile con i Servizi Sportivi, sarebbe stato una cosa negativa per la nostra comunità. Quindi il lavoro ha posato le fondamenta, le basi su questo presupposto, non chiudere. E sono iniziati i lavori anche alla pista di atletica. Sì, la pista di atletica è un tassello di quel percorso di ristrutturazione. In realtà avevamo anche un altro progetto di ristrutturazione della stessa struttura del palazzetto. Faremo qualche piccolo intervento, perché avevamo pronosticato di spendere altri 400.000 euro, ma al momento non è possibile. Ma qualche manutenzione straordinaria sarà fatta. In questo periodo, diversamente dagli scorsi anni, abbiamo un po' di disponibilità in più economiche, di tipo inventariale, quindi di tipo per fare lavori strutturali, e li faremo diversamente. Nei 10 anni precedenti erano davvero difficili con il patto di stabilità, gli spazi finanziari, e non era stato possibile fare ciò che possiamo fare oggi.